Amici di Primo Canale Sport, amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati con il nostro consueto magazine settimanale. Come sempre affronteremo un menù ricco di discipline sportive, partendo questa volta dal Jiu-Jitsu. Al Pala Don Bosco si è infatti svolta la 13ª edizione del trofeo Andrea Arola, quattro nazioni partecipanti, bene l'Italia con il successo dei Perugini della Dolce Arte. Sentiremo le parole di tutti i protagonisti di questa esaltante manifestazione. Poi ci sposteremo a Chiavari in occasione della premiazione del Panathron Tigullio Chiavari. Sentiremo alcune eccellenze dello sport tigullino. Prima le parole del presidente del Panathron Tigullio Chiavari, Germano Tabaroni. Poi spazio alla Geo Davidson, società organizzatrice della Milano Rapallo, che ha creato proprio quest'anno un bellissimo. Senz'altro sono stati 2 giorni di una bellissima manifestazione, e era presente il nostro direttore generale della nazionale, i nostri direttori tecnici e gli allenatori, in quanto questo trofeo era un test definitivo per definire la squadra nazionale che andrà in Germania ai prossimi campionati europei. E pertanto in queste ore verranno stilati, diciamo, appunto, proprio i nominativi per definire questa nuovo impegno in Germania il 1 e 2 di giugno. Nella nazionale abbiamo molti più liguri in quello che è gli aspirant junior, quindi nei più giovanili. Quanto riguarda i campionati senior, perché a giugno avremo i senior, vi sono meno atleti che partecipano alla nazionale, però vi sono sempre atleti sia genovesi che liguri che senz'altro saranno presenti. Innanzitutto una manifestazione che siamo orgogliosi di sostenere, un memoriale importante, la 13ª edizione, come ha detto lei, è uno sport affascinante, particolare, che è in Italia da più di 100 anni, che abbiamo importato dal Giappone, una disciplina affascinante di lotta, però che insegna tanto, è una cultura sportiva veramente importante da sostenere e da insegnare ai nostri ragazzi. Esprime dei valori a livello dirigenziale ed è importante portare in Liguria, nella città di Genova, manifestazioni sportive per l'indotto anche turistico, per l'indotto economico e per valorizzare sempre di più una città bella come Genova, una regione affascinante come la nostra. Sì, Pala Don Bosco oramai comunque un punto di riferimento per la città, ce l'ha riconosciuto anche la Federazione Italiana Pallacanestro per quanto riguarda il Trofeo delle Regioni 2013, in cui siamo anche un motore organizzativo, siamo all'interno dell'organizzazione. L'evento chiaramente più imminente, che ha comunque una grossa storia, è l'Andrea Arola, quindi il Memorial, 13 anni importanti, dove comunque abbiamo cercato di sostenere sempre questa manifestazione che da nazionale è diventata internazionale da alcuni anni, che ci dà delle grandi soddisfazioni, soprattutto poi sui ragazzi, perché poi nei 2 giorni da sempre una giornata è riservata comunque all'attività di base, che poi è la nostra mission fondamentale sui ragazzi d'oggi, che hanno tante distrazioni, che lo sport poi non è più tanto così fondamentale come una volta, purtroppo. È vero, il livello della manifestazione ormai ha raggiunto, è molto alto. Noi avevamo iniziato, come voi sapete tutti, solo una cosa all'interno nostro, poi parlo della Liguria, poi piano piano è diventata italiana. Dal 10º anno si è iniziato con l'invitare gli stranieri, con dei triangolari. Primo anno Italia, Francia, Germania, Italia, Francia, Slovacchia. Adesso è passato nel circuito degli European Challenger e abbiamo avuto 5 nazioni senza sapere, perché ad esempio si è aggiunta ieri, proprio ieri pomeriggio, la Serbia, che sono notevoli atleti. La nazionale italiana si è comportata chiaramente benissimo, perché è già su 3 volte ha vinto 2 volte il trofeo la nazionale italiana. Però dovete pensare che questa volta si sono presentati come club Perugini dell'Umbria, club di Genova, la Spazio Danza, che è una delle più importanti, e poi dalla Sicilia, che è venuto il vice allenatore della nazionale, Capaci, dalla città di Capaci. Cioè c'è l'Italia rappresentata dal nord al sud, ecco.
sono veramente orgoglioso non solo del trofeo, ma di come tutto il consiglio si muove da quando ha iniziato il nuovo corde quadriennale olimpico. Abbiamo già fatto 3 stage a livello ligure e nazionale e concluderemo a metà aprile con uno stage a Manesseno per la chiusura al Mandraccio il 5 di maggio. Allora, quest'anno abbiamo iniziato in una gara in Germania, molto, molto impegnativa. 20 giorni fa ci sono stati i campionati italiani che sono andati bene, pure quelli con loro. E oggi siamo venuti qua per ricordare Andrea e con una bella competizione, anche con stranieri molto forti. Nella mia categoria, che è meno 69 kg, la cosa fondamentale è la velocità. E in altre categorie può essere importante la forza, comunque non si deve lasciare niente al caso. Prossimi obiettivi sono, se sarò chiamato, i mondiali in Romania a novembre. E spero di avere la possibilità di poterli fare e ci metteremo sotto. Quest'anno siamo alla 27esima edizione e siamo anche super contenti di essere riusciti a realizzare questa premiazione, anche perché purtroppo gli impegni sono sempre tanti e andrebbe fatta ai primi dell'anno, cosa che non riusciamo a fare, a raccogliere tutti gli sportivi. Anche perché poi a novembre, dicembre c'è ancora qualche vincitore, quindi a raccoglierli tutti è sempre molto difficile. Soppanatron, che prende tutta la zona del Tiguglio, quindi va da Sestri Levante a Portofino, diciamo, il nostro onore è sempre stato quello di avere le 7 città affacciate sul mare, e la sua attività la svolge appunto nella promozione dello sport, del fair play, soprattutto anche nel cercare di incentivare, di far conoscere gli sport minori e quelli nuovi. Abbiamo una tradizione da rispettare, perché voglio dire, la Milano alla Palla è iniziata nel 1946, ci sono sempre state un sacco di persone che l'hanno tenuta viva, ma bisogna sempre implementare nuove forze, anche perché la nostra gara è unica nel panorama regionale, è una gara che comunque aiuta i giovani e per cui questo spirito deve rimanere, e quindi anche nella squadra, diciamo, di agonisti abbiamo bisogno di nuove leve. Quest'estate, come dicevo, la circoscalata Montalegro a Pallo, poi in occasione, adesso non ricordo più della penultima tappa del Giro d'Italia, aiuteremo la Levante, l'Aurora di Chiavari a organizzare la handy bike, quindi per i disabili, e piuttosto che appunto in questo memoriale Reggio Emilia Rapallo per ricordare il campione scomparso. Questi sicuramente i primi appuntamenti. Sono anni che con il discorso del fair play nelle manifestazioni sportive il Panathon si impegna su tutti gli sport per cercare di portare questo messaggio di legalità, ma soprattutto di fratellanza nello sport. E naturalmente il Panathon collabora per dare un senso alle manifestazioni, soprattutto tra i giovani. L'handbike quest'anno abbiamo avuto l'occasione di avere la penultima tappa del Giro d'Italia, con la speranza di avere tra i partecipanti Alex Zanardi, Davide Podestà e la ragazza che con loro faceva parte della squadra nazionale che ha vinto la medaglia d'argento a Londra. Tra l'altro è un concittadino del Tiguglio, è un ragazzo splendido che porta con grande volontà, dopo il dramma che ha avuto, avanti la sua vita in questo sport, ha ritrovato una sua dimensione, una voglia di vivere ed è un esempio per tutti i giovani. Con lo sport si riescono a superare grandi ostacoli nella vita e per i giovani è un messaggio molto importante. Lo sport forma per superare le difficoltà. L'anno con subito una medaglia d'oro ai campionati italiani esordienti di lotta a stile libero con Jacopo Masotti, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per continuare nel migliore dei modi la stagione. Adesso la settimana prossima saremo di nuovo impegnati con Jacopo e con altri ragazzi ai campionati sempre italiani di categoria, però lotta greco-romana, e poi via via si succederanno dei campionati italiani di classe, dove contiamo comunque di ottenere
almeno in ambito giovanile, ancora degli ottimi risultati. Chiave di Ring, una società con tanti giovani profondamente innamorati della lotta. Sì, diciamo che abbiamo attraversato diversi cicli e adesso da qualche anno abbiamo prevalentemente piccoli lottatori, nel senso che abbiamo parecchi ragazzi, bambini che magari a 6-7 anni hanno iniziato a venire in palestra, adesso cominciano ad avere 14-15 e quindi si affacciano, diciamo, alle gare, alla lotta che conta. Sono già come Jacopo, come qualche altro, nel mirino degli allenatori federali nazionali e stiamo facendo crescere tutti gli altri che via via si aggiungono. Quindi diciamo che l'obiettivo è nel giro di 3-4 anni avere una squadra completa che ci permetta di competere sia a livello senior, quindi con questi ragazzi che adesso magari 15-16 anni cresceranno, e via via in tutte le altre categorie. Come, dov'è che operate? Come si può fare per mettersi in contatto con voi? La palestra si trova presso il campo sportivo, il campo Gastaldi, in via Gastaldi a Chiavari. E noi, diciamo, siamo tutte le sere in palestra, i corsi si articolano su giorni, il lunedì, mercoledì, il venerdì per i più piccini, il martedì e giovedì anche quelli un po' più grandi vengono, integrano, diciamo, gli allenamenti. Per mettersi in contatto con noi abbiamo il nostro sito che è www.wrestlingchiavari.com, altrimenti possono venire direttamente in palestra la sera dalle 5 in poi, c'è sempre qualcuno di noi pronto ad accogliere chi vuole iniziare. In questa prima parte vi abbiamo proposto così il jiu-jitsu, la lotta, il ciclismo. Torneremo tra poco con altre fantastiche discipline.